E ci ritroviamo qui sempre con l'istituzione del calcio del CSI Delio, partita abbastanza tesa e anche direi piuttosto lunga, ma sarà lui a raccontarvela. Sì, una partita veramente giocata bene da entrambe le squadre. 5 gol, un bel gioco, partita un po' spigolosa, ma non diciamo gravata da episodi. Diciamo che forse nella partita mancano due rigori, uno per loro, uno per noi, però penso che non avrebbero influito sul risultato. Sono due belle squadre, abbiamo veramente giocato bene sia noi che loro. E purtroppo il fatto che siamo sempre pochi dovuto alle assenze, questa settimana avevamo due squalificati per espulsione. Uno squalificato per somme ammonizioni, quindi quando arrivi ad essere un po' corto numericamente, arrivi a giocare stanco, magari gli ultimi 5-10 minuti, anche perché non siamo più ragazzini di 20 anni, e ultimamente subiamo tanto gli ultimi 10 minuti. Quanto ha inciso l'accaduto che è successo a Natale, mister della squadra, anche a livello morale per i ragazzi, e puoi anche raccontarci cosa è accaduto? Sì, e noi oggi volevamo dedicare la vittoria, se fosse arrivata, o un buon risultato, una buona gara al nostro mister Natale, che in settimana ha avuto un piccolo malore a livello cardiaco e adesso è a posto, niente di grave. Penso che nel giro di una settimana, 10 giorni, recupererà il suo posto. E niente, avremmo voluto dedicargli la vittoria, siamo stati 2 volte in vantaggio, siamo stati recuperati dal Saletti, che secondo me è un'ottima squadra. Hanno un potenziale di 17-18 giocatori che secondo me alla lunga a questi livelli fa la differenza. Grazie, grazie per la disponibilità e alla prossima. Grande Tigre.